bella a tutti ragazzi, eccoci qui dai due bomber del freestyle, come sempre io sono Zapigno. Dai di genio vieni qua, muoviti. Dai, muoviti. Cosa stai facendo? Ho già vinto. E io sono Gigino ragazzi e quest'oggi ci troviamo qua con la nuova challenge. Come ci avete richiesto, siamo qua sul dischetto del rigore Rabona. L'abbiamo scelta. Ma passiamo subito all'insegnante Zapigno che ci spiegherà questa fantastica challenge. Ovvio, allora, prende carta e penna e scriva tutto, mi raccomando. E spenga pure il telefono. Comunque ragazzi, la Rabona Challenge in cosa consiste? Allora, semplicemente palla sul dischetto del rigore, dobbiamo eseguire la Rabona e dobbiamo cercare di prendere la traversa. Il primo che arriva a tre traverse vince lo scudetto. Proprio. Non vince lo scudetto. Cos'è la Rabona? Allora, praticamente tipo, è presente il Ra, come si scrive il Ra, però è Bona, capito? E quindi è Rabona. Comunque ragazzi, partiamo subito con la sfida, andiamo a battere Zapigno e vediamo un po' chi inizia. Dai, smetti. Inizio io. Fari rispetto. Fari. Alle, 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 via. Mio, fari. Ho detto fari. Zapigno inizia e questo vuol dire forse solo una cosa, che Zapigno vincerà la sfida. Bella, vai. Sicuro? Perché tanto risulterò subito. No. Attenzione, Dig. Proviamo, prima così. Sì, ottimo. Un tone pieno. Così, va bene. Un tone proprio pieno, male. Perfetto così. Perfetto così. A fallo un cross. Un cross, un tone o un cross? Mamma mia, che triste, ragazzi. Porca miseria, cerca il palo, palo dici. Palo dici, vai, metti tu. Oh! Vai, 1-0. Matto. Porca trota. Ragazzi, punteggio di 1-0 per Zapigno. Boh, io dico già che questa sfida è mia, già me la sento. Ah, guarda! Cosa avevo detto? Che mette il regolamento durante le partite lui. Vabbè, oh, è normale. No, dai, scusa. L'incrocio vale sempre un punto, dai. Invio. Ok ragazzi, punteggio di 2-0 per Zapigno. Oggi è in forma il fanciullo qua, pensa di vincere. Ma continuiamo. State parlando di me? No, di me. Oppe! E oppe! E questo è il primo! È il primo! Hai capito? È il primo! Hai capito? Perché scappi? Perché scappi? Perché scappi? Perché scappi? Bombe! E ombre! 2-2! 2-2!
ma faccio le, mica la mossa speciale di Paul di Tekken di Santo. Addirittura Tekken 2 siamo arrivati, cioè. Vai! 2 a 2! Pensavi di vincere così, in maniera Paolo. Molto facile, Vai! 2 a 2! Ragazzi, punteggio di 2 a 2. La sfida ora si fa seria. Andiamo a vedere un po' chi vincerà tra me e Zafigno. Non è la mano. Vai, dai. Inizio in aula. E che arriverà la mia vittoria. Mamma mia. Troppo forte. Ottimo cross. Adesso faremo via. Zafigno! E qua c'è il 3. Ah, la dico subito. Ragazzi, concedo gli ultimi due tiri a Digigno. Se ne prendi anche solo uno, azzeriamo il punteggio. E poi faremo il golden goal, quindi crossbar to crossbar. Vai. Devi recuperare una palla. No, questo sono. E tu non ti... No, ti regalo solo questo. Ops! Quasi quasi mi dispiace. Perfetto ragazzi, come fa qualcheduno? E becca Digigno. Ok ragazzi, punteggio 3 a 2, passiamo alla penitenza, dovrò prenderlo in faccia. No, scherzo, dovrò prenderlo, lui dovrà stare girato verso la porta e dovrà cercare di schivare il mio tiro. Andiamo a vedere. Che cazzo è Digigno? Oh, dig! Perfetto ragazzi, ho recuperato Digigno, partiamo subito. Vieni, va. 3, 2, 1, via. Abbongiare. 3, 2, 1, via. Non mi hai preso, guarda! L'ho preso! Vale! L'ho preso! Perfetto ragazzi! Ovviamente... Digigno vince la sfida? No, per niente proprio. Zafigno vince 3 a 2.
penitenza un po'. Sixon e si toglie dalle corde, attenzione. Comunque ragazzi, le nostre richieste sono sempre le stesse. Un bel mi piace, un bel commento ragazzi, e se tra l'altro fateci sapere la prossima sfida su che cosa la volete vedere. Questa è stata vinta da Zapigno, ma i numeri siamo, Gigno è ancora avanti. Ma sì, i numeri te li stai dando tu mentalmente. Perché no, io oggi ho vinto e boh. Quindi ragazzi, vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, mi raccomando ragazzi, un bel mi piace sulla pagina Facebook, perché lì caricheremo molti video divertenti. E quindi niente, un ringraziamento soprattutto i grandi fail di oggi, mi raccomando. Quindi è un ringraziamento speciale da Zapigno, Gigno, i due bomber freestyle, e vi ricordiamo che se volete essere dei bomber dovete iscrivervi sul canale dei due bomber. Bella, al prossimo video. Ciao io! Ti volevo fare quella di Kurt Angle, te lo ricordi Kurt Angle? Ok, siamo a Novara, quindi tempo penso ancora 40 minuti e siamo a Milano, così incontreremo anche gli altri, Ron penso che c'è, cioè, Deluxia, poi Gabo, Deluxia, anche Gabo, sì, bella, ottimo, con tutti gli altri, quindi ragazzi ci vediamo.